Che vedete qua a monitor sono delle panoramiche che io ricevo, per esempio. E quella prima cosa che faccio sulle panoramiche è andare a tracciare quello che è la base dell'osso rimasto, quello che abbiamo chiamato l'osso crestale, che reggeva un tempo le radici. Questo è un dente, per esempio, che c'è qua dietro. Queste sono le sue radici nell'osso, un molare. E questa è la corona, quella che mastica. Diciamo che l'osso in un dente sta fino a qua. Quindi quello che si vede è che l'osso un tempo stava fino a questo livello. Ha perduto i denti e perde anche le radici pian piano. Però andando verso l'alto si è avvicinato a questo qua, che è il pavimento del seno mascellare. Quel vuoto, quella cavità limite da tenere in considerazione quando si ricostruisce una bocca, perché se l'osso non sarà sufficiente dovremo prevedere qua di ricostruire l'osso. Se però questo è un viso small, abbiamo detto piccolino, non serve andare a ricostruire i seni mascellari, ma si possono mettere degli impianti inclinati a 45 gradi, arrivare fino a qua, e degli impianti poi di supporto nella parte anteriore, e questi possono reggere fino al primo molare un'arcata per un viso small di 12 denti. Se questo invece era un viso grande, large, prevedevo di ricostruire qua i seni mascellari, aggiungere impianti nelle zone più posteriori. Gli impianti non li avrei messi a quel punto inclinati, ma più distanziati tra di loro. Il vantaggio quale sarebbe stato? Che sarei potuto arrivare in quel caso su un viso grande fino a 14 denti. Ha senso fare questo lavoro su mia madre? No, mia madre ha un viso piccolo, extra small, diventa tipo quel comico italiano che aveva i dentoni, Umberto Sordi, in quel film. E la stessa cosa nell'arcata inferiore. Nell'arcata inferiore, se ho un viso piccolo, avrei potuto mettere tranquillamente qua 6 impianti dentali. Scusate, faccio un passo indietro. Devo tracciare il profilo dell'osso, perché sennò per me è ovvio, per voi no. Questo è il profilo dell'osso. E anche sotto sono stati perduti quasi tutti i denti. È un osso che stava prima qua, a questo livello, riassorbito, e sotto il limite da tenere in considerazione è questo, il canale del nervo mandibolare da un lato e dall'altro lato. Perché sennò se gli metto gli impianti qua che vanno sopra il nervo, gli creo un problema al paziente. Devo stare al di qua del nervo. Così delle volte si fa la tecnica Hollow Six sotto. Posso andare a inclinare gli impianti senza andare a toccare il nervo, oppure quando c'ho poco osso dietro. Se invece osso ne ho molto, come in questo caso, posso mettere gli impianti dietro posteriormente senza inclinarli, e posso addirittura arrivare pure qua fino a 8 impianti e fare come sopra un'arcata ampia di 14 denti. Questo era un caso semplice, perché se è un viso piccolo risolvo con 6 impianti inclinati, se è un viso grande faccio delle semplici ricostruzioni ossee. Ma è un'indicazione, se è un viso grande, a ricostruire l'osso, che cosa? Il fatto che sotto qui c'è molto osso. Se io qui sotto non avessi avuto osso, sopra non avrebbe avuto senso ricostruirlo, perché qui sotto l'osso non lo posso ricostruire. Quindi i denti sotto al massimo sarebbero potuti arrivare fino a qua, tanto valeva mettere 6 impianti. Questa è un'altra cosa a cui bisogna tenere conto, nel senso, non sempre quello che puoi fare sopra ha senso farlo se sotto non vai con i denti fino a dietro. Ci sono alcuni pazienti che delle volte ci hanno chiesto: ma perché qua c'ho più denti rispetto a qua? Perché là non si può fare. Questo è uno di quei casi in cui magari non si può ricostruire l'osso e lì non possiamo andare con più denti da quel lato. Andiamo a vedere un'altra lastra, questa qua,
Questo è un caso che è una via di mezzo, potrebbe essere un caso maxillofacciale da impianti zigomatici, oppure un caso da 8 impianti dentali, oppure un caso da 6 impianti dentali. Così a distanza dalla sola panoramica è difficile dirlo. E vi faccio le ipotesi. Partiamo da un presupposto che sotto c'è molto osso e se traccio i canali dei nervi mandibolari, in questo modo siamo qua, si vede che la distanza che c'è tra una linea e l'altra qua sotto è molta e quindi ci stanno fino a 8 impianti nelle zone posteriori. Quindi la prima domanda che mi metto è: ma è un viso piccolo o grande? Se è un viso grande, allora sopra devo ricostruire i seni mascellari, perché se traccio le linee qua sopra, della mascella superiore, si vede che l'osso è molto riassorbito e arrivato fino ai vuoti. Questi qua sono i pavimenti dei seni mascellari. E per completezza traccio anche le cavità qua del naso, che sono queste. Quindi l'osso a disposizione che ho per mettere impianti praticamente è questo. E questa è la parte di osso dove posso mettere impianti senza intervenire. Qua posso, se ho un paziente col viso grande, posso ricostruire l'osso qua dietro e mettere fino a 8 impianti anche nelle zone posteriori, ma c'ho un'indicazione che mi dice che qua il paziente ha una distanza tra un'arcata e l'altra enorme. Ed è il fatto che sono rimasti dei denti qua davanti, che se guardo bene l'osso un tempo stava qua. Quindi questo è un paziente che ha perduto il 90% dell'osso crestale. Sembra che potrà essere risolto questo magari con le tecniche di 6 impianti dentali, ma è molto probabile che sia questa una lastra distorta, allungata. Le lastre si deformano, no? Il nostro viso è 3D e qua hanno fatto una foto bidimensionale. Può avere fino al 70% di distorsione, capita. Infatti se guardo la lastra, vedete com'è tutta lunga, stirata. In realtà questa se la vai a comprimere, osso qui non ce n'è più. Questo è molto probabile che è un paziente che quando verrà a fare la visita, osso qua sopra ce n'è pochissimo. E soprattutto la distanza qua tra un'arcata e l'altra sarà tanta e c'è il rischio che i denti flettono troppo, essendo molta la distanza, e se li vado a ricostruire il seno mascellare, a mettere gli impiantini qua convenzionali, questi si creano dei problemi a livelli delle connessioni e perde o i denti o si rompono gli impianti oppure ci perde l'osso attorno agli impianti. Questo è un caso dove il seno mascellare molto probabilmente non sarà da ricostruire, ma sarà da mettere impianti zigomatici uniti magari a impianti pterigoidei e quattro impianti inclinati per metterli così più lunghi nella parte anteriore. Questa è chirurgia maxillofacciale. Il paziente deve essere addormentato, anestesia generale, si va a fare un intervento che permette di mettere però delle basi molto più solide sull'arcata superiore. Nell'arcata sotto, se ho un viso large, potrò mettere fino a 8 impianti dentali convenzionali. Più delle volte i problemi non sono sotto, ma sono sopra, nell'arcata superiore, perché l'osso di sopra è un osso più morbido che si riassorbe velocemente. È molto più veloce che si riassorba l'osso di sopra di quello di sotto. Sotto è più stabile come osso. E quando si perdono denti nella parte superiore, l'osso fa così, fa, vroom, si riassorbe. Però riassorbendosi molto si va vicino alle basi del massiccio facciale e si chiama chirurgia quella maxillofacciale. Se qua un dentista ti propone Hollow 4 o Hollow 6, c'è il rischio che ti mette degli impiantini che sono troppo corti, troppo nella parte anteriore, e ti viene un'arcata piccolina perché non può andare più indietro e non può neanche reggere i carichi masticatori. Se però questo è un viso grande, c'è il rischio di avere, che ne so,
viso enorme con l'arcata piccolina. Va bilanciata invece l'arcata in base alla dimensione delle mascelle, ma il fatto che le mascelle hanno poco osso non possono essere determinanti della dimensione dell'arcata. Io l'arcata devo prevedere come farla più grande e dove ancorarla. A seconda poi dei problemi che escono fuori dall'attack, decido che impianti usare. La soluzione c'è per tutti. Si tratta però di andare a inquadrare il caso nella casella giusta e capire che tipi di impianti bisogna fare, perché se no gli fai bei denti ma che non reggono. Andiamo a vedere un'altra lastra. Questa, per esperienza vi dico, è da maxillo facciale questa lastra. Andiamo a vedere un'altra lastra. Questo è un caso invece che ha un buon osso, ovvero non si è riassorbito relativamente tanto osso. Vi traccio quello che è il profilo dell'osso. Su questo lato c'è una cisti nel seno mascellare, vedete qua questa parte rotonda qua sopra, qua questa è una cisti, e andare a ricostruire i seni mascellari con le cisti è un qualcosa di complesso, nel senso bisogna aspettare che si riassorbe, non sempre è detto che poi si riassorbe. È un caso questo dove comunque l'osso nella parte anteriore c'è, pare esserci, ed è un caso questo che potrebbe essere, se è small, senza problemi ricostruito con la tecnica dei sei impianti, anche perché i seni mascellari, queste cavità, non sono molto anteriori, sono abbastanza posteriori, quindi riusciamo a andare tranquillamente abbastanza indietro anche con i denti. Sotto c'è un ottimo osso che arriva fino alle zone più posteriori, si mettono un numero uguale qua di impianti a quelli che si mettono sopra, ma abbiamo anche qua la possibilità di andare oltre fino a 8 impianti e ricostruire così l'arcata fino a 14 denti. In questo caso sopra, che ho poco osso, ricostruisco il seno mascellare. Prima posiziono 6 impianti, ricostruisco l'osso da questa parte, qua rimuovo la cisti, o do il tempo, o passo per l'otorino che fa la rimozione della cisti, oppure con l'aerosol si dà la terapia e si fa un'arcata più ampia. Questo è un caso di viso grande, se no avrei fatto i 6 impianti se il viso era small, piccolino. Poi ci sono per ultimo alcuni casi come questo dove sono stati messi molti impianti che però hanno l'osso che è stato riassorbito, questi sono viti dal legno, sono impianti vecchi questi che si usavano 30 anni fa, di scuola italiana si chiamano così, e il problema è che non sono degli impianti dove la protesi si può avvitare sopra, ma viene incollata sopra questi impianti, quindi si creano tutta una serie di problemi che vedremo per un'altra volta, di come devono essere le protesi. L'osso qua stava, quando hanno messo gli impianti, a questo livello, ora si sta riassorbendo, questi sono tutti impianti da svitare. Qua pure l'osso stava a questo livello, le infezioni attorno agli impianti stanno portando ormai a espulsione gli impianti. Quando noi andremo a carotare via questi impianti ci ritroveremo un osso qua sopra così, e qua c'è la cavità del naso. Questo è un caso maxillofacciale pure, dove dovremo per forza di cose, se vogliamo andare a rimettere i denti fissi almeno fino a questo livello, diciamo che faremo un'arcata qua così, un'arcata così, andremo nella parte anteriore a bypassare questa zona di svitamento, arriveremo a bypassare tutte queste zone dietro degli impianti che si chiamano zigomatici e che vanno a mantenere questi denti. Sotto abbiamo più gioco, possiamo stare tra i vari impianti, rimettendo dei nuovi impianti abbiamo più possibilità insomma di recuperare. Sopra invece, anche volendo, qua l'osso non sarà di buona qualità, quindi una cosa, bisogna capire non solo quanto osso è rimasto ma anche la qualità dell'osso, se è un osso danneggiato, un osso duro, voluminoso,
quindi guardarlo nelle tre dimensioni. Quindi io mi rendo conto, delle la prima domanda che ci fanno i pazienti, fammi un preventivo così a distanza. Bisogna vederlo il caso, che non sempre le cose che vedi su una lastra poi risultano, delle volte sono peggio, delle volte meglio, e poi da persona, di persona vedi delle cose come le dimensioni, la dinamica, cose che in lastra non vedi. E solo facendo poi una visita è possibile andare a inquadrare esattamente il tipo di chirurgia da fare e poi dopo la chirurgia inquadrare il tipo di protesi da fare, soprattutto con i provvisori e nei primi 6 mesi dopo i definitivi. Per quello la visita in genere dopo i definitivi viene dopo 6 mesi, perché se ci sono problemi escono fuori i primi 6 mesi e in quei casi andare a capire perché c'è stato un problema. Le protesi si fa poco, presto a aggiustarle, le sviti, le rifai. Gli impianti una volta messi è un po' più difficile tornare indietro. Quindi all'inizio ci focalizziamo sempre col team sul fare la chirurgia perfetta. Poi dopo per la protesi c'è tempo, al secondo viaggio o all'ultimo viaggio valutare esattamente che tipo di protesi fare in base ai problemi che ci sono stati magari con i provvisori. Ricordate che le arcate complete, quando si vanno a mettere tutti gli impianti dentali sull'arcata, devono essere arcate avvitate, non incollate o cementate. Devono essere presenti i multi-unit abutment, che sono questi snodi che servono a unire l'impianto con l'arcata dentale e servono proprio per poter fare negli anni quella che è la manutenzione, poter svitare l'arcata. Io faccio sempre l'esempio come se fosse un'auto con le ruote, bisogna poterle svitare. Ci sono cliniche invece all'estero che fanno le arcate incollate, cementate, lo fanno per risparmiare 10-15 euro su questo pezzo che si chiama multi-unit abutment, che è lo snodo metallico che consente con le viti di poter avvitare in maniera passiva l'arcata. Loro non li usano. Dalle gengive fanno uscire dei perni dritti, come vedi qua a destra, sui quali poi vanno a incollare le arcate. Da questi perni, se vedi nelle cliniche che stai valutando le loro foto che mostrano questi perni che escono dalle gengive, quella è una clinica che fa i denti incollati. Mettono poi i denti incollati sopra. Il risultato estetico è pessimo e soprattutto una volta che vengono incollate sopra questi perni non si possono più svitare, non si può fare la ribasatura negli anni di quelli che sono le parti a contatto con la gengiva e non possono essere ristampati singolarmente i denti per poterli in caso di problemi riavvitare. Quindi le arcate corrette devono essere arcate avvitate e fai molta attenzione a questo dettaglio che poi sul lungo termine fa la qualità. Se mettere poi 6-8 impianti zigomatici, queste sono cose che valutiamo qua al policlinico tenendo conto soprattutto della dimensione del viso del paziente, perché ci sono pazienti che hanno visi grandi, large, dove 8 impianti dentali vanno bene, visi piccolini, small, extra small, dove vanno bene 6 impianti, visi invece dove servono addirittura zigomatici, e sono quei casi in cui l'osso è veramente riassorbito in condizioni estreme. Per SMS, questo è il tipo di ricostruzione che fanno i pazienti, per esempio, che devono rimuovere tutta la dentatura, va ricostruita. Vanno comunque utilizzati, sia nei casi misti che quelli complessi, dei materiali che sono completamente artificiali. Questo significa che i denti artificiali su impianti non percepiscono il caldo, il freddo, il cervello non ha un feedback di come stanno toccando tra di loro questi denti, sono denti insensibili, sono delle protesi, una bocca bionica quella che si va a fare. È fondamentale per questo motivo andare a calibrare col computer quelli che sono i punti di contatto tra arcata superiore e arcata inferiore, sia in statica che soprattutto in dinamica. Questo per evitare di andare oltre i limiti di sopportazione dei materiali e andare quindi verso la flessione eccessiva, ovvero la rottura. Per fare questo occorre studiare i casi, tutti i casi col computer,
andare in svincolo i contatti corretti, soprattutto poi andare a utilizzare degli impianti dentali che permettono di avvitare poi i denti. Ci sono cliniche all'estero furbette che invece che avvitare i denti li vanno a incollare, usano degli abutment che non sono da connessione avvitata, costano meno. Quelli invece da connessione avvitata sono degli snodi come questi che vedete a monitor, hanno degli snodi che escono dalle protesi che vanno poi con delle viti a intercettare gli impianti dentali dentro all'osso. Questa è la pratica corretta. Questo video lo riceverete per SMS. In quell'SMS trovate un link che vi manderà dentro all'area segreta del nostro policlinico. Vi registrate, entrate dentro a quest'area e qua avete tutta una serie di contenuti. Sul lato sinistro c'è un menu che ho preparato che contiene tutta una serie di informazioni consequenziali che potete consumare nei giorni, nelle settimane, ma che sono fondamentali se state pensando di fare ricostruttiva della bocca in più all'estero. Io ho viaggiato per anni, dal 2010 che sono all'estero. Ho scritto due libri sul turismo dentale, sulle cure all'estero, insieme a più di 100 cliniche. Viaggiato per 15 nazioni, poi ho fondato qua nel 2012 il Policlinico, creato l'equipe di oltre 60-70 operatori specializzata nella ricostruttiva avanzata. Siamo in tre policlinici al mondo a fare gli 8 impianti dentali, per esempio, in maniera corretta. Vengono dentisti da mezza Europa per vedere come si fanno questi protocolli. Sappiamo quali sono i protocolli corretti e quelli scorretti. In questa area c'è un video che vi spiega come riconoscere le cliniche furbette che stanno incollando i denti sugli impianti dentali. Poi vi faccio vedere, se vedete dei perni fuoriuscire metallici dalle gengive, come ora si vede qua nel video, quelli sono proprio i denti che vengono poi incollati sugli impianti. Il protocollo sbagliato questo. Il protocollo corretto prevede non nulla che esce dalla gengiva, non deve uscire nulla, ma anzi ci devono essere, come in questa immagine, dei perni che entrano, delle viti che vanno a intercettare gli impianti dentali. Fate attenzione perché molte cliniche, questo è lo stratagemma che usano per fare i prezzi bassi. Noi li facciamo bassi perché siamo in Moldavia e la Moldavia è in assoluto il paese più economico d'Europa e ci consente di utilizzare i migliori sistemi a prezzi naturalmente bassi. È arrivata un'altra richiesta. Oltre a questo c'è tutto un campus che vi spiega come bisogna ragionare per ricostruire una bocca, la sequenza logica, come uscire dalla diarrea, quindi far guarire la parodontite. Tra poco vi faccio vedere anche lo schema per uscire dalla diarrea. Oltre a questo c'è un bottoncino qua sopra, si chiama film. Se cliccate su quel bottoncino potete vedere il film che è stato girato al nostro policlinico, molto 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 interessante perché vi fa capire quella che è la nostra filosofia di lavoro. Oltre a questo c'è un altro bottoncino qua che vi permette di vedere l'evento a Milano che abbiamo fatto, dove andiamo ancora più in profondità su quella che è la dottrina del nostro policlinico. Potrete sentire anche me parlare, l'intervento che abbiamo fatto, e potrete insomma capire meglio perché ho fatto tutto questo questi anni all'estero. Un cervello in fuga che se ne va per evitare di lavorare in maniera scadente in un paese extratassato. Oltre a questo c'è un bottoncino viola, potete vedere la serie web TV se ci cliccate, fatta con sempre pazienti reali. Oltre a questo c'è un bottoncino blu, si chiama gruppo Facebook, importantissimo, cliccateci perché è la parte di più grande valore. C'è un gruppo privato su Facebook che si chiama Riabilitazioni Estreme della Bocca. È il nostro gruppo, richiedete di accedere. Una volta dentro troverete centinaia di pazienti che già si sono curati all'estero, quindi fate amicizia. Lato psicologico vi posso assicurare che è veramente un grande aiuto, avere la possibilità di conoscere persone, parlare con persone che già hanno passato questo percorso è un qualcosa che aiuta tanto. Più vi faccio approfondimenti monotematici, vi faccio vedere quelli che sono i vari tipi di lavori che si possono fare, le differenze tra i vari tipi di materiali. Un valore
che non si trova da nessun'altra parte sul web in maniera così concentrata e così approfondita e spiegata poi con un linguaggio semplice. Vi faccio vedere anche quelle che sono le nuove tecnologie di ricostruttiva della bocca, cose che andavano bene 5 anni fa. Oggi posso assicurare che sono già obsolete perché la tecnologia e i software sono avanzati, è una cosa incredibile, si possono fare delle elaborazioni oggi in maniera molto più precisa, più sistematizzata e semplice, e ottenere risultati che un tempo erano impensabili. Ospitiamo spesso colleghi e team da altre parti del mondo qua da noi per fare corsi. Qua, per esempio, questo è il nostro policlinico, quello che vi sto facendo vedere ora a schermo, e vi diamo tutti quelli che sono le news dentro a questo gruppo. Quindi questo gruppo, iscrivetevi perché trovate delle informazioni che non ci sono da nessun'altra parte. Siamo in contatto, quindi avrete capito, con equipe un po' da tutto il mondo. Io personalmente sono tornato da qualche settimana da New York, dove faccio formazione alla New York University. Siamo in contatto anche con la loro equipe perché facciamo approfondimenti, tracking di quelli che sono i risultati, e questo è importante perché i nostri feedback aiutano loro, i loro feedback aiutano noi. Fare networking e stare in contatto con vari team nel mondo che fanno solo questo tipo di ricostruttiva permette poi di risolvere problemi o che magari loro non avevano ancora incontrato, che noi non avevamo incontrato. Oltre che potrete vedere nel dettaglio lavori come per esempio quelli di ricostruttiva completa della bocca, casi reali, insomma niente cioè tutto viene messo alla portata vostra con linguaggio semplice, senza ecco, essere nascosto nulla. Ci sono molti casi reali sviluppati, prima e dopo. Questo è un caso, per esempio, a me è piaciuto veramente tanto, ma non c'è solo quello, insomma, ne trovate tanti. Questa è Gavina, per esempio, un bellissimo caso, questo di Gavina, è doppia arcata, anche questo. Insomma, entrate qua nel gruppo e dateci uno sguardo a quello che c'è, il materiale che ho preparato. Dopo le cure, tutti i pazienti hanno accesso al protocollo il cambio del microclima batterico. Se si hanno problemi in bocca e a causa di alcuni batteri che sono presenti nella bocca, qua c'è uno schema per eliminare quei batteri, mettere dentro i batteri buoni. Questo è uno schema fatto dall'Università svedese che, assieme, unito poi a dei clip video che vi mostrano gli attrezzi meccanici per mantenere queste bocche bioniche nel tempo, vi permette di uscire dalla spirale del dentista, come la chiamo io. Sono bocche bioniche, quelle con materiali artificiali. Bisogna usare degli attrezzi specifici proprio per questo tipo di materiali artificiali. In caso di problemi, tenete conto che abbiamo centri assistenza in Italia, Roma, Milano, Sardegna, altri fatti a Torino, prossimi in previsione Bologna, Verona. Se si hanno problemi dopo la chirurgia oppure con i provvisori o anche con i definitivi, molti problemi possono essere risolti ai centri assistenza. Siamo uno dei pochi policlinici in Europa a avere centri local di assistenza, e questo vi assicuro, soprattutto poi in casi complessi di ricostruttiva della bocca, sono poi la chiave per il successo nel lungo termine. Io per ora vi faccio un saluto, se avete delle domande chiedete. A presto.